I presupposti per l'ennesimo sabato all'insegna del caos c'erano tutti, la corsa ai regali e poi il bel tempo e gli eventi natalizi nel centro di Como. Il traffico per tutto il pomeriggio è stato intenso e come potete vedere dalle immagini le macchine che arrivano da tutte le direzioni sono tante. Difficile arrivare in città, parcheggi pieni, strade bloccate e poi via Milano chiusa, come già accaduto nelle giornate di grande affluenza, sebbene momentaneamente a metà pomeriggio per decongestionare le code. A questi fattori si è aggiunta anche la manifestazione dei No Green Pass in partenza da Piazza Vittoria. Un altro pomeriggio di passione per chi si è messo in macchina, ma anche per chi vive all'interno delle mura di Como e che fatica anche solo a uscire di casa. Gli eventi di Natale sono iniziati 3 sabati fa e nemmeno l'aggravarsi dell'ondata pandemica e l'aumento dei contagi sembra frenare la folla, una condizione di caos a cui non ci si deve abituare visto che il periodo è tutt'altro che normale. Tante macchine per le strade e quindi tante persone nel centro di Como. Si respira un'aria natalizia, ma come potete vedere le persone sono molte, forse troppe. Si cammina spalla a spalla e anche molto vicini. E poi le mascherine che andrebbero tenute sul volto, soprattutto nei momenti di assembramento, tante persone decidono di tenerle abbassate oppure di non indossarle. La polizia locale è stata chiara e anche sulla pagina Facebook ricorda ai cittadini le regole da rispettare. Per evitare l'aumento dei casi Covid, ma anche per non incappare in multe salate. Nei giorni festivi e prefestivi la mascherina è obbligatoria all'interno della città murata, quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. Un gesto di responsabilità, insomma, e di senso civico, troppo spesso non messo in pratica. I controlli ci sono, ma non possono essere ovunque. Il rapporto tra forze dell'ordine, volontari e visitatori non regge. Alla vigilia dell'inaugurazione degli eventi natalizi si era parlato di eventuali correttivi da mettere in atto nelle settimane successive e viste le immagini viene da chiedersi se non sia arrivato il momento di valutare un cambio di passo con misure più stringenti, magari scomode ma utili a tutela e sicurezza di tutti.